Vincere per provare a scrivere la storia. Polisportiva Baronissi e Longobarda Salerno scendono in campo per la gara di ritorno delle semifinali della Coppa Campania riservata alle compagini di seconda categoria. Il match è stato preceduto dal minuto di raccoglimento in memoria di Alessandro Salentino, il 38enne prematuramente scomparso nella notte tra sabato e domenica a Pastena ed ex capitano della formazione biancorossa in cui milita tra l'altro il fratello Carlo, quest'oggi anche indistinta. Una scomparsa che ha lasciato sgomento l'intero mondo del calcio dilettantistico salernitano e la Longobarda proverà ad onorare così la sua memoria. Diamo intanto la lettura delle formazioni mentre parte l'incontro agli ordini del signor Grimaldi della sezione di Avellino. Per la Polisportiva Baronissi, agli ordini di mister Avellino, scendono in campo con il numero 1 Iannone, con il 2 Rago, con il 3 Mencherini, con il 4 Coppola, con il 5 Picariello, con il 6 Capezzuto, con il 7 Esposito, con l'8 Pecoraro, con il 9 Petrone, con il 10 Cretella e con l'11 Gallo. A disposizione col 13 Bonanno, 14 Santoro, 15 Alfieri, 16 De Santis, 17 Apicella, 18 Landi, 19 Simone Apicella e 20 Avallone. Longobarda Salerno agli ordini del neotecnico Michele Pecorale, tra i pali con il numero 1 Michele Gasparro, 2 Porpora, 3 Caserta, 4 Zurlo, 5 Trotta, 6 Voto, 7 Trivigno, 8 Cucurullo, 9 Marsiglia, 10 Fortunato, 11 Melillo. A disposizione il secondo portiere Bassi con il 13 Romano, con il 14 Varriale, con il 15 Toriello, 16 Abate, 17 Monetta, 18 Salentino e 19 De Michele. Gara di andata che si è conclusa due settimane fa al Bolognese di Capezzano con il punteggio di 0-0 che lascia tutto aperto in vista di questa sfida del Figliolia. Subito in avanti la Polisportiva Baronissi con Cretella anticipato da Trivigno, pallone ancora nei piedi dell'11 di mister Avellino, Coppola prolunga la sfera che va sulla sinistra, Caserta manovra la Longobarda, si sgola subito mister Pecorale, manovra la formazione biancorossa con i due centrali, Voto, passaggio troppo corto, il recupero di Esposito che cerca Cretella, l'imbeccata al centro, colto in posizione di fuorigioco Gallo, subito pericolosa la formazione irnina con l'iniziativa dell'ultimo arrivato, il classe 2000 Ciro Esposito, fino allo scorso dicembre con la Scafatese in eccellenza. Si è salvata dalla capitolazione la difesa biancorossa che adesso manovra ancora con il numero 2 Porpora, temporeggia il terzino biancorosso, poi Voto, spazza centrocampo, Marsiglia pressa Coppola che resta in possesso del pallone, la giostra all'indietro per Picariello, Picariello all'indietro ancora per l'estremo difensore Iannone, il rinvio lungo a cercare Cretella che prova ad eludere la trappola del fuorigioco, batti e ribatti in mediana, il suggerimento in verticale, c'è la chiusura di Caserta, poi Zurlo allarga ancora per Melillo, Longobarda ancora dalle retrovie con Voto e Trotta, proiezione offensiva dei biancorossi. Sull'out di sinistra si cerca lo scambio con Marsiglia anticipato. Manovra così la Longobarda, passaggio corto per Esposito, c'è l'intervento di Porpora, poi Trivigno resiste alla carica di un avversario, Cincischia recupera palla regolarmente la Longobarda con Coppola, Cretella punta l'avversario, il suggerimento per Esposito. Esposito all'indietro per Mencherini, Mencherini col mancino, poi di nuovo per Gallo di testa, Voto,
coppola domestica La Sfera, va all'indietro da Picariello. Picariello lungo su Cretella, trotta stavolta in copertura. Marsella di testa all'indietro per Capitan Cucurullo, poi Trivigno, Porpora. Fortunato va incontro alla Sfera e subisce l'intervento falloso di Mencherini. Avvio dell'incontro subito vivace. Porpora sul pallone studia il piazzamento dei compagni. Lascia poi la battuta al compagno di reparto, il numero 6, Luciano Voto. Rintuzza Capezzuto, Cretella di testa, poi ancora Voto. Cretella Esposito si propone, c'è il recupero di Voto che va all'indietro da Gasparro. Gasparro allarga su Caserta. Caserta pressato da Gallo che gli soffia il pallone, ancora Baronissi, pericoloso l'intervento in copertura di Trotta. Recupera ancora la Sfera e prova a disimpegnarsi partendo dalle retrovie la formazione biancorossa, che guadagna adesso una rimessa laterale. Daniele, tu il portiere prima che sia fatto, più veloce a fuggire, da! Fichi, chiamala quella palla, giocala! Rimessa laterale in favore degli ospiti, rintuzza il tentativo la difesa bianco-azzurra, Cretella gestisce palla nella linea mediana del campo, poi all'indietro per Cretella, scambia con Capezzuto, ex di turno, che riesce a disimpegnarsi bene e si gioca ancora nelle retrovie con l'ex centrale della Juniores dell'Olympic Picariello, poi Coppola, il lancio lungo per Esposito in posizione regolare, il pallonetto di Esposito e il vantaggio della Polisportiva Baronissi con Ciro Esposito, verticalizzazione di Coppola che taglia a fette la retroguardia biancorossa. Esposito uccella Gasparro per il vantaggio del Baronissi. Ricordiamo che in caso di parità con reti passerebbe la Longobarda quest'oggi ospite, e che chi si aggiudicherà questo confronto del Figliolia fra due settimane giocherà, contenderà il titolo, la kermesse tricolore, alla Virtus Vesuvio, compagine di Ottaviano che nel doppio confronto ha avuto la meglio sui casertani del Valle. Reazione della Longobarda con Marsella, chiuso in fallo laterale. Porpora sul pallone, prova l'immediata reazione la formazione biancorossa. Porpora con le mani va da Marsella, lo spiovente. Lotta Melillo, ma è preciso su di lui l'intervento di Rago che aziona il contropiede della Polisportiva con Cretella che scambia ancora con Gallo mentre Esposito è out. Ancora Cretella, la palla finisce sul fondo. Gasparro alla rimessa corta per Voto, che allarga su Porpora, porta palla all'esperto
calciatore biancorosso Fortunato prova ad azionare Marseglia, c'è l'anticipo pulito di Capezzuto, poi all'indietro Gallo per Picariello. Picariello porta palla e va di nuovo da Coppola, illuminante il suo assist in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Ancora Baronissi, Rago, palla troppo lunga per i compagni d'attacco. Gasparro recupera tranquillamente palla, vuoto, rischia qui Trivigno, incespica ancora una volta Trivigno, poi Porpora all'indietro per Porpora. C'è l'intervento giudicato regolare dall'arbitro di Picariello ed ancora Baronissi in possesso del pallone con Cretella. Gallo ancora per il Folletto Esposito che punta Porpora, ancora Esposito, Porpora lo ferma con Mestiere, poi Coppola. Coppola all'indietro per Capezzuto, svirgola il centrale difensivo, palla in fallo laterale. Pecorale esorta i suoi a rispettare gli schemi provati per questa semifinale. Prova a sfondare sulla corsia di sinistra Melillo, ma è efficace ancora una volta il pressing del Baronissi. Longobarda ancora in possesso del pallone con il numero 4 Zurlo che va sulla sinistra da Caserta, ancora Zurlo, prova ad azionare Melillo, va all'indietro da Trivigno, Trivigno porta palla per vie centrali, poi va all'indietro da Trotta, ancora Trivigno pressato da Esposito, difende la sfera, poi ancora Porpora, Porpora resiste alla carica di Gallo, Vuto alza la sfera per Caserta, Caserta tiene palla, pressato ancora una volta dalla formazione biancorossa e lo spiovente in mezzo, non c'è nessuno, può braccare la sfera Iannone. In occasione della semifinale la Polisportiva Baronissi ha superato nel doppio confronto la Stella Rossa, compagine di Scampia. Intanto attenzione a Cretella, fermato ancora una volta da Trotta. Diciamo, Polisportiva Baronissi ha avuto la meglio nel doppio confronto della Stella Rossa di Scampia. 1-0 al Fiolia, 2-1 in territorio partenopeo. Impresa quella della squadra ernina che ha giocato anche nel secondo tempo con il secondo portiere Scannapieco in attacco. Longobarda che invece ha rimontato la sconfitta dell'andata di Stella Cilento di Pollica. Attenzione intanto ancora Esposito, Gasparro in due tempi si salva. Dicevamo Longobarda che ha rimontato al Bolognese la sconfitta dell'andata con l'Acciaroli, guadagnandosi così questo penultimo atto della competizione tricolore. Zurlo, il lancio lungo, c'è la puntuale chiusura di Capezzuto. Quando siamo quasi giunti al primo quarto d'ora di gioco, attacca ancora la formazione di casa. Mencherini con il mancino per Coppola, Coppola allarga per Esposito, Esposito per Gallo, Gallo studia il posizionamento dei compagni, poi va da Cretella di prima intenzione ancora per Gallo, poi Mencherini, regolare la posizione del terzino, il traversone in mezzo, libera con qualche difficoltà la formazione biancorossa che poi prova ad andare sulla corsia di sinistra con Melillo, fermato in fallo laterale. Mister Avellino, così come il collega Pecorale, esorta i suoi a non calare l'attenzione. Ancora Zurlo, buono il suggerimento per Caserta, rintuzzato il traversone, fallo laterale per la Longobarda che può giocarsi varie carte importanti dalla panchina, c'è De Michele, così come Monetta, Abate, oltre naturalmente a Bassi, Romano, Varriale, Torriello e Salentino.
proprio su questo campo, Salentino Alessandro, il compianto Alessandro Salentino, realizzò una delle sue ultime prodezze con la maglia biancorossa. Colpita a freddo la formazione salernitana, che sta reagendo, prova ad affidarsi ai colpi nelle corde dei suoi attaccanti. C'è Marsiglia che va in pressing su Picariello, riesce a cavarsela l'ex Olympic, poi ancora Baronissi con Petrone, l'altro 2000, l'altro millennial in campo. Esposito, Coppola ancora cambia gioco, per Pecoraro, palla ancora in fallo laterale. Rimessa laterale. C'è fallo, calcio di punizione per la Longobarda. Entrambe le squadre militano nel girone G del campionato regionale di seconda categoria. Nell'ultimo turno la Polisportiva Baronissi ha espugnato il campo della F3 Nocera ed agguantato al secondo posto a meno 4 dalla vetta il Piano Pizzeria Lucia. Longobarda, che con il 5-0 rifilato al Brasiliano si è rimessa prepotentemente in corsa per un posto playoff. Prima partita per Michele Pecorale dopo l'addio di Marinari. Intanto occhio alla conclusione dalla distanza di Pecoraro, blocca Gasparro. Coppola interviene col piatto, palla direttamente in fallo laterale. Longobarda in avanti con lo spiovente, chiude la difesa Irnina, ancora Longobarda che ci prova con Melillo e Caserta. Caserta va da Azzurlo, ottimo il disimpegno del numero 4 Trivigno. Porpora, c'è l'intervento di Mencherini, è giudicato regolare, palla in fallo laterale. Rimane a terra l'attaccante ospite. Mencherini si aggiusta la sfera e poi va in lungo con la rimessa. C'è Porpora col piattone. Di nuovo ancora in fallo laterale, fase di stasi dell'incontro dopo l'avvio bruciante con il gol di Ciro Esposito. Trivigno trotta all'indietro per Gasparro. Il rinvio. Palla sull'altro versante del campo con Porpora che la mette giù, è pressato ancora da Esposito che favorisce il recupero palla di Cretella. Cretella porta palla, prova a servire ancora una volta Esposito, Porpora rinviene su di lui, ancora per vie centrali, poi Zurlo di testa prova a mettere ordine. Trivigno riesce a recuperare palla a Marsiglia. Mencherini si trova sulla strada tra la sfera e Fortunato. Coppola ancora, il lancio lungo pericolosissimo di Coppola per Petrone, esce Gasparro che velocizza subito le operazioni di gioco, non riesce a tenere in campo la sfera. Melillo
ancora una volta fallo laterale per la polisportiva Baronissi. Il fallo laterale, recupera ancora palla in mediana Coppola, ancora Coppola, Pecoraro, Capezzuto, Gallo, Coppola, Picariello, alza la testa e va lungo su Mencherini, di testa Porpora chiude poi Fortunato, recupera ancora la palla il solito Coppola, Coppola, Cretella, domestica la sfera, Cretella con l'esterno, cerca Petrone, la chiusura della difesa biancorossa. Fortunato, Picariello riesce ad anticipare Marsiglia, poi la finezza elegante di Coppola a centrocampo, ancora Cretella prova ad andarsene, fermato fallosamente da Capitan Cucurullo, calcio di punizione in favore del Baronissi che batte veloce con Gallo che prova ad azionare Esposito, il tocco sotto del numero 7, in uscita bassa Gasparro recupera la sfera, riesce ad evitare guai peggiori ai suoi, Porpora, Trivigno, ancora Porpora, Porpora porta palla, poi l'alza per Marsiglia, Marsiglia anticipato ancora una volta da Capezzuto, poi Coppola di prima intenzione, c'è l'intervento di Melillo che disturba l'avversario e consente alla Longobarda di guadagnare un prezioso fallo laterale. Gioco fermo, si ripartirà ancora dal fallo laterale. Riparte il match ancora con la Longobarda in possesso di palla con Zurlo, efficace ancora una volta il pressing della Polisportiva, calcio di punizione. Ottimo il lavoro svolto dalla cerniera di centrocampo dei ragazzi di Mister Avellino. Picariello, proprio uno degli ultimi arrivati alla corte del DS De Chiara, Mencherini si porta palla col mancino, prova ad incunearsi, Mencherini, la palla è ancora della Baronissi con Cretella, il traversone in mezzo, Petrone di testa, palla sul fondo, pericolosa ancora una volta la formazione di casa. Gasparro pronto al rinvio. Gasparro, Gallo all'indietro per Capezzuto, Capezzuto scambia per vie centrali con Picariello, Picariello va lungo su Esposito che addomestica bene la sfera, Esposito, Cretella, Longobarda ancora in possesso del pallone con Gallo, va Mencherini sulla sinistra, contrastato efficacemente in fallo laterale. Attacca ancora la Polisportiva Baronissi, l'intervento
di porpora efficace in fase di copertura, c'è fallo, anzi no, si prosegue ancora attraverso la palla in mezzo, recupera palla Cretella, il tentativo fuori misura del numero 10 di casa, si salva Gasparro che è pronto a rimettere in gioco il pallone. Gasparro pronto alla rimessa lunga. Saltano a centrocampo Pecoraro anticipato, ma ci mette una pezza di giustezza Picariello. Esposito è una mina vagante tra le maglie della difesa biancorossa, esce con sicurezza Gasparro che fa sua la sfera. Gasparro aspetta il posizionamento dei compagni e rinvia lungo, di testa Fortunato Marsiglia. Trivigno cambia gioco, di testa Rago in fallo laterale, prova ad aumentare il ritmo l'11 di Michele Pecorale per provare ad impattare in questo ultimo scorcio di primo tempo che riserverà sicuramente altre emozioni. Recupera palla ancora a centrocampo l'11 di mister Avellino. Esposito prova a tagliare a fette di nuovo la difesa biancorossa, il recupero di Trotta. Cretella riesce stavolta ad andarsene, Trivigno, c'è l'intervento di Coppola, giudicato falloso dal signor Grimaldi di Avellino. Porpora. Zurlo evita il rientro su di lui di Cretella, poi va da Voto, Voto per Caserta, Caserta ancora per Voto. Voto cambia gioco per Porpora e Mencherini il primo ad arrivare sul pallone, poi Gallo di prima intenzione ancora per Esposito, Esposito allarga per Cretella, Cretella in mezzo, Petrone ci arriva e la palla incoccia sulla traversa, occasionissima per il raddoppio dei padroni di casa. Si salva Gasparro e prova ad andare in contropiede adesso la Longobarda con Trivigno, perde ancora palla, recupera palla Pecoraro, poi Coppola di prima intenzione per Cretella, in profondità per Petrone, Gasparro fa sua la sfera. Ancora Longobarda in possesso del pallone, prova a destreggiarsi a centrocampo e ad azionare in questo caso Fortunato, la chiusura di testa di Picariello, poi Trivigno prova ad avere la meglio dell'avversario, ci riesce, riesce a servire Porpora che se ne va a Gallo, Porpora ancora per vie centrali per Zurlo, Zurlo per Marsiglia, va giù, si prosegue, Cretella va da Simone Petrone, uno dei due millennial quest'oggi in campo, la palla in mezzo, Gasparro, poi Trivigno. Porta ancora palla a Zurlo, Marsiglia prova a destreggiarsi, pressato da tre avversari, buona la condizione atletica ostentata dalla formazione di casa che sta tenendo testa agli attaccanti, al peso degli attaccanti ospiti. Picariello la spazza direttamente in tribuna. Fallo laterale per la Longobarda con Porpora, Porpora il traversone, Iannone senza alcun problema. Iannone invita i suoi a salire. La rimessa lunga, Porpora, Marsiglia domestica la sfera. Cretella
allarga per il solito Esposito, che prova a scambiare di nuovo con Cretella. C'è l'intervento di Porpora, ancora di mestiere, il numero 2 biancorosso. Ma efficace ancora una volta il pressing del Baronisti, che aziona Cretella col mancino, va in mezzo, riesce Voto ad appropriarsi della sfera e a far ripartire Melillo. Coppola ancora una volta in copertura, ancora pericoloso il Baronisti, il cross in mezzo e finisce sul fondo. Si sgolano a vicenda mister Avellino e mister Pecorale. Rimessa dal fondo per la formazione ospite con Gasparro. Gasparro Mencherini con il petto direttamente in fallo laterale. Ci sono anche i primi movimenti sulla panchina biancorossa. Si sta riscaldando l'esperto difensore romano. Attenzione intanto a Melillo. Esce Iannone che fa scorrere la palla sul fondo ed è pronto con calma a rimetterla in gioco. Iannone lungo, recupera palla Caserta che va da Voto, prova ad alzare la sfera, deviata, ancora Baronisti. Con Picariello che può ragionare e allargare sulla destra per Rago. Ancora Rago va da Giovanni Coppola. Coppola ancora si destreggia con eleganza, allarga per Picariello. Picariello la alza per Mencherini che la mette giù per bene, punta l'avversario, va per vie centrali, poi di nuovo Coppola. Il tentativo questa volta fuori misura del cervello di centrocampo di casa. Gasparro fa sua la sfera senza problemi, la mette giù e va al rinvio lungo, cerca Marsiglia che riesce ad agganciare la sfera. Marsiglia, Melillo anticipato da Rago che riesce a tenere il pallone in campo, si continua a giocare ed è Caserta che adesso si serve del supporto di Zurlo, rintuzza l'intentativo Capezzuto, poi colto in posizione di fuorigioco. Fortunato che si era comunque fatto respingere la sfera da Iannone. Prova ad aumentare la sua pericolosità la formazione di Pecorale. Il rinvio lungo di Iannone direttamente per Esposito, c'è il recupero di prima di Porpora, poi di Cretella che addomestica la sfera per Coppola. Gallo, ancora Coppola, porta palla, il cambio di gioco per Esposito, colto questa volta in posizione irregolare. Porpora, il rimpallo favorisce Fortunato. Fortunato, Marsiglia riesce a liberarsi di Picariello che secondo il fischietto irpino commette fallo, calcio piazzato per la Longobarda. Sul pallone va proprio Fortunato. Oh, vedremo se sarà alternato da qualche altro compagno per la battuta a rete o il traversone per colpire per vie aeree
la rocciosa difesa di casa. Fortunato pronto alla battuta. Occhio al tentativo del numero 10 biancorosso. Parte Fortunato, la conclusione, Iannone. Con sicurezza mantiene inviolata la porta. E riparte il Baronissi con Coppola, ottimo il suggerimento per Cretella che scarica su Petrone, troppo lungo il suggerimento di ritorno per Esposito, fallo laterale per la Longobarda. Anzi, si ripartirà direttamente dal fondo con Gasparro. Gasparro va lungo, groviglio di teste in mediana, poi la sfera carambola sui piedi di Zurlo che allarga col mancino da Caserta. Ancora Zurlo, voto per Porpora, controllo difettoso, palla in fallo laterale. Va Mencherini con le mani, Porpora, Trivigno, Zurlo, Fortunato, Porpora. Ancora Porpora, prova ad andarsene col fisico, va all'indietro ancora una volta da Voto. Voto, Zurlo, la prolunga, ma c'è ancora la puntuale copertura di Capezzuto. Mencherini col mancino evita l'intervento di Trivigno, se ne va ancora Mencherini, c'è l'intervento falloso di Porpora. Proteste da parte della Longobarda. Capitano De Santis, non al meglio in panchina, invita i suoi compagni a mantenere la calma. Cretella intanto si prepara alla battuta. Cretella indietreggia sul punto di battuta, si posiziona anche al centro dell'area Picariello. Si attende il fischio del direttore di gara, va Cretella in mezzo, attenzione al colpo di testa! Di Pecoraro c'è Gasparro in chiusura, ma sbaglia il disimpegno la Longobarda. Cretella alla piazza, Gasparro distinto, Petrone, Gasparro, ancora lui, provvidenziale, altra occasione sciupata dalla Longobarda.
dalla polisportiva Baronissi con la Longobarda che si salva e può ripartire ancora una volta dalle retrovie. Sta soffrendo la compagine di Pecorale, salvata, tenuta a galla dai riflessi, dalla reattività di Gasparro. Ancora Baronissi in possesso del pallone, recupera la sfera Caserta, ma la sfera era già uscita, fallo laterale per i padroni di casa. Petrone di testa prova a scambiare ancora con il compagno, la chiusura di Caserta, poi Melillo messo giù, c'è fallo, calcio di punizione per la Longobarda. Che invita i suoi ad essere più collaborativi, a non mollare, a tenere alta la concentrazione, perché la sfida è ancora sul filo del rasoio. Il lancio lungo di Caserta per Marseglia, c'è fallo di Marseglia, finisce a terra il difensore di casa, va a sincerarsi delle sue condizioni il direttore di gara. Fin qui nessun ammonito, nessun cartellino giallo. Conciliabolo nei pressi dell'area della formazione di casa. Si avvia verso la conclusione il primo tempo. Il rinvio di Iannone porpora di testa Rivigno, porpora Zurlo, Cucurullo il capitano per Caserta, il difensore porta palla a centrocampo, prova l'allungo la Longobarda ancora con il capitano Cucurullo. Porpora, il cambio di gioco di Porpora, affrettata questa soluzione di gioco, ma il pallone ancora nei piedi della Longobarda con Caserta. Poi Voto che si è scambiato la posizione in retroguardia con Trotta, eccolo in possesso di palla per Porpora, c'è il pressing di Gallo, Porpora, Trivigno riesce a liberarsi del pallone, Cucurullo recupera palla ancora per vie centrali, Pecoraro. Calcio di punizione per il Baronissi con Giovanni Coppola che va all'indietro da Picariello, Picariello per Capezzuto. Capezzuto e Picariello, i due centrali, manovrano. Mencherini addomestica col petto, poi col sinistro per vie centrali, Cretella. Conclusione rintuzzata in calcio d'angolo. Prova ad allungare le distanze la polisportiva Baronissi in questi ultimi frangenti del primo tempo. Sul pallone va Cretella, la rimessa corta per Esposito, ancora Cretella, il traversone in mezzo, Trotta di testa, poi Marseglia, Marseglia per Cucurullo. Trotta ancora per Marseglia, Picariello interviene per bene, poi ancora capitano Cucurullo in chiusura su Petrone, c'è il fallo, calcio di punizione per la Longobarda. Porpora, Zurlo, Zurlo prova a verticalizzare per Marseglia, c'è l'ottima chiusura di Gallo, Coppola. Coppola
va sulla destra per Rago, ancora l'esperto difensore, il traversone in mezzo, Trotta. C'è il fallo subito da Melillo, calcio di punizione per la Longobarda. Duettano i calciatori biancorossi, provano ad azionare cambiando gioco. Porpora per Marsiglia, di prima intenzione per Marsiglia, colto in posizione di offside per la seconda volta. Fortunato, che era pronto ad incunearsi e battere a rete. Iannone. Il rilancio lunghissimo, attenzione a Trotta, e voto all'indietro per Gasparro, che rimette subito in movimento i suoi. Marsiglia all'indietro per voto, che cambia gioco. Gallo si disimpegna bene, prova a cercare Petrone, di testa vuoto, poi Trotta ancora di testa in due tempi, ma c'è ancora Coppola, il padrone del centrocampo. Questa volta l'errore non se ne avvede. Alfredo Fortunato, Mencherini col sinistro, Trivigno lotta caparbiamente, riesce a solo per un momento a mantenere il pallone in campo, poi Capezzuto, Coppola, Iannone, lungo, di testa, ma c'era fuori gioco. Ultimi scampoli di primo tempo, si attende l'eventuale segnalazione del recupero da parte del signor Grimaldi. Il calcio di punizione per la Longobarda, di testa Fortunato riesce a spizzarla, poi c'è la copertura di Picariello. E finisce qui il primo tempo, Polisportiva Baronissi 1, Longobarda 0.